Salve ragazzi, questa volta parliamo di Benecos, ma in generale vi volevo far vedere qualche piccola novità che o è novità per me, quindi ancora non ve ne avevo parlato, oppure novità in generale appunto. Le prime novità effettivamente universali sono queste qui, quindi le BB già sporca, perché l'ho già swatchata ovviamente di Benecos 8 in 1. Queste sono, diciamo, prendetelo come un video spacchettamento, un po' come la collezione neve che vi ho fatto vedere nell'altro video, però devo dire che le ho già swatchate, eccole qui, quindi qui c'è la chiara e qui c'è la scura, e già mi sembra che comunque si uniformino bene. Prima impressione, ripeto, ancora non l'ho stesa neanche sul viso, ma lo farò. Poi anche qui io mi sono già portata avanti con il lavoro e ho swatchato il primer, questo qui. Allora, lo vedete da voi, è qua, un color dorato che, allora, secondo me per l'estate è fantastico, veramente bellissimo, eccolo. Mi preoccupa quando andremo verso l'inverno e vorremo farci dei trucchi matte, quindi non so dirvi quanto questo riflesso dorato in realtà sia adatto anche a un trucco completamente opaco, perché io ho utilizzato dei primer appunto per le scenti. Devo dire che comunque in alcuni casi era importante il riflesso, quindi mi cambiava l'ombretto, in altri no, quindi vediamo poi come si evolverà la cosa. Poi ho preso, e a swatch proprio già mi piace molto, questa qui che è la matita rossa per le labbra, ed è questa, e l'ho messa vicino alla pastello teatro per farvi capire un po' come la differenza, quindi la teatro è un pochino più chiara e un rosso un po' più classico, questo è già leggermente più bluastro. Mi piace tantissimo il colore, ripeto, siamo proprio a prime impressioni. Poi un'altra cosa che mi ha fatto un'impressione fantastica è questa qui, la Violet, quindi la matita viola di Benecos, che ha un tratto formidabile. Non riesco a capire giusto se riuscirà a tenere all'interno dell'occhio, perché vista così è bellissima. Poi altri due prodotti che, diciamo, forse non vi ho fatto mai vedere neanche quello che già avevo. Io avevo questa qui di Avril, che è la Blue Notte appunto, la notte questa si chiama soltanto, e la Benecos fa invece il Blue Notte proprio. E la Benecos è solo leggermente più riflessata di blu, è questa qui, mentre l'Avril è quest'altra. Altre due cose che io ho deciso alla fine di mettere, anche se non sono un amante. Allora, io non amo i gloss in generale, però devo dire che questi della Benecos mi stavano piacendo. In particolare sono stata fortunata perché un po' con gli swatch online e altre cose avevo beccato quelli classici, quindi quelli non troppo sbrilluccicosi, se non uno che però aveva diciamo, dei glitter che comunque erano tollerabili a mio avviso. Questi invece sono completamente glitterati. Però hanno un buon profumo e nello stesso tempo devo dire che non sono neanche eccessivamente appiccicosi, e sono questi due, quindi c'è il berry e l'altro è il rosé, quindi il rosé è questo qui e il berry è quest'altro. Gli swatch sono questi. Allora, ripeto, questo è proprio un video istantaneo, ne farò altri, quindi saranno delle pillole di video per farvi vedere le novità che man mano andrò a mettere in negozio, perché molti di voi mi chiedono che prodotti hai, che marchi stai inserendo, oppure che prodotti di alcuni marchi che già stai inserendo, quindi vi faccio vedere queste cose. Adesso ne registrerò anche altri invece per la cura della persona e ovviamente a brevissimo ci vedremo per le recensioni del primer e della BB, che sono le cose che comunque mi interessano un po' di più. Fatemi sapere, ecco, se ovviamente vi è utile questo tipo di video, cioè se man mano swatchando e facendovi vedere le varie anteprime o le varie novità che escono e ecco, che io decido di mettere al negozio, può esservi utile in qualche modo. Soprattutto fatemi sapere se avete già utilizzato qualcuno di questi prodotti e che cosa ne pensate. Ciao ragazze.